Vuoi imparare a fare questo rotolo portamatite, super pratico e carino, in cui si possono mettere sia le matite così, ma anche c'è un astuccino dove mettere le cose più piccole. Di Chris de Marchettellier. Il progetto di oggi è questo rotolo portamatite che è stato creato pensando ora al ritorno a scuola. Allora, anni fa io avevo già creato un progetto di un rotolo portamatite, però aveva qualche difettino. Questa qua è la versione migliorata. Quindi, oltre ad avere questa pattina qua che serve a tenere ferme tutte le matite, quindi quando è chiuso le matite non cadono, c'è anche questo astuccino. In questo astuccino possiamo mettere cose, oggetti più piccoli che non stanno in questi spazi qua, come la colla, la punta lapis, la gomma. Quindi l'astuccino e poi tutte le matite vanno nei vari scomparti. È molto semplice da fare e ora vediamo il materiale necessario per farlo. Allora, questi sono i pezzi necessari per fare il rotolo. Questo sarebbe la parte esterna del rotolo, questo sarebbe la parte interna del rotolo, la tasca dove ci sono tutti gli scomparti, la pattina sopra per non far cadere le matite fuori, e questi sono i pezzi per fare quella specie di astuccino con la cerniera. Quindi vediamo le misure. Allora, quello che ci serve di pezzi di jean sono questo qua, che è 30 per 23 centimetri, già compreso margine, queste misure sono già comprese di margine. Questo è 40 per 23, questo è 10 per 23, e poi abbiamo questa mezzaluna. Questa mezzaluna io l'ho ricavata facendo un cerchio di raggio di 10 centimetri e mezzo, quindi un totale di 21, quindi il raggio di 10 e mezzo, quindi un diametro di 21 centimetri. Una volta fatto il cerchio e trovato il centro, ho fatto così questa croce così, e prendendo 8 centimetri da questa mezzaluna, quindi non tutta la mezzaluna ma solo 8 centimetri qua, ho ricavato questa mezzaluna, che è quella che ci servirà per il nostro progetto. Quindi, una volta fatto questa mezzaluna ritagliato col cartoncino, ho segnato qui sul pezzo di jeans, lasciando poi qui bisogna aggiungere margine. Quindi la mezzaluna di 21 per 8 centimetri, ho calcolato un centimetro tutto intorno. E questi sono i pezzi di jeans. Poi i pezzi stampati abbiamo questo qua, che è l'esterno, e viene fatto sempre dalla mezzaluna. Questo ho rinforzato con i Decoville Light, quindi ho ritagliato sempre la mezzaluna di 21 per 8 centimetri più un quadrato di 18 per 21. Quindi, una volta ritagliato il Decoville, ho incollato sul tessuto e ho lasciato tutto un centimetro di margine. Poi abbiamo i pezzi per fare la tasca, che sono di 40 per 13 cm, il fuori e un pezzetto di fodera per dentro. Poi abbiamo la pattina di 16 per 40 cm di tessuto stampato, e poi abbiamo per fare l'astuccino due pezzetti di 6 per 23 cm stampato più fodera, quindi due stampati più fodera, un pezzetto di cerniera da 23 centimetri, io ho quelle da mettere dopo il cursore, un pezzetto di velcro di circa 6 centimetri più l'etichetta se ce l'avete. Quindi questo è il materiale necessario per fare il rotolo. Allora, per cominciare vediamo la parte, diciamo, della tasca dove ci sono tutti gli scomparti.
prendo il tessuto stampato, metto dritto contro dritto con la fodera e vado a fare una cucitura solo qua sopra. Ok, ho stirato e ora faccio una ribattitura qua. Allora, ho fatto le righe per segnare dove saranno i divisori di questa tasca. Io ho deciso di dividerli così. Ho trovato il centro. Poi ho calcolato uno spazio di 7 cm, ho tracciato un'altra linea. Poi uno spazio di 4 cm, ho tracciato un'altra linea. Poi 2, 2, 2 e 2 cm. E poi rimane un centimetro di margine per cucire. E la stessa cosa di qua. 7, 4, 2, 2, 2, 2 e l'ultimo centimetro rimane di margine. Quindi ho tracciato queste linee. E ora andiamo a cucire. Quindi lo metto sul pezzo, quello di jeans, quello grande, di 40 di larghezza. Lo appoggio sopra, preciso così. E vado a fare queste. La prima no, perché la prima è il margine di cucitura. Quindi da qui, dalla seconda riga, facciamo tutte queste cuciture fino alla penultima. Anche l'ultima non la facciamo per adesso. Quindi saltiamo la prima riga e andiamo alla seconda. Metto l'ago preciso e qui dovrò fare una serie di cuciture per rinforzare, quindi andrò un pezzettino avanti, indietro e poi faccio tutta la cucitura. E andiamo avanti così fino alla penultima riga e siamo arrivati all'ultima. Ora facciamo quest'altro pezzo qua. Questa è la pattina, quella che va sopra gli scomparti delle matite per non farli cascare fuori dal rotolo. Quindi questo pezzo qua lo pieghiamo a metà, dritto contro dritto così, e farò una cucitura qua e una cucitura qua. Però qui metterò anche l'etichetta. Quindi metto l'etichetta e vado a cucire quindi qua e qua, lasciando un margine di un centimetro. Ok, taglio un pochino questo eccesso qua. Rigiro. Ora prendiamo la pattina e facciamo una cucitura, una ribattitura lungo il bordo così, lasciando questa parte sopra aperta. Ora vediamo questa parte dell'astuccino qua. Facciamo, prima di tutto prendiamo il tessuto stampato e mettiamo questo con la cerniera girata verso il basso così.
Poi con la fodera lo mettiamo esattamente sopra. Andiamo a cucire. Io ho già messo il piedino, quello apposta per le cerniere. E la prima parte è fatta. Ora facciamo l'altro lato. Ora prendiamo l'altro lato, appoggiamo questa parte qui della cerniera sopra così. E poi la fodera sopra ancora. Ho stirato un pochino e ora faccio la ribattitura sotto e sopra. Ora metterò il cursore, dare un pezzettino qua. Lascio il cursore qua in mezzo così. Allora, adesso prendiamo il pezzetto, quello di jeans di 10x23 cm, troviamo il centro, ho fatto un segnetto qua per segnare il centro e metterò la parte dritta così e questo col dritto sopra così, perché poi una volta che apriamo l'astuccio dobbiamo vedere il jeans dalla parte giusta. Girando così trovo il centro qua, vado esattamente dove c'è il centro della cerniera e lo stesso di qua. Ho fatto il segnetto e il centro della cerniera. Questa parte qua ci avanza, ho fatto un pochino più grande per riuscire a centrarlo per bene, dopo lo taglieremo questo eccesso. Ora facciamo una cucitura di qua e di qua, molto molto vicino al bordo, solo per tenerlo fissato insieme. Ora possiamo tagliare questo eccesso. Adesso che questa taschina è cucita, prendiamo il nostro astuccino e lo mettiamo pari qui, bordo con bordo, dritto con dritto. E da questo lato qua prendiamo la nostra mezzaluna e fissiamola qua. E facciamo una cucitura qua con margine di 1 cm e una cucitura qua con margine di 1 cm. Ok, la parte interna è quasi pronta. Ora appoggiamo questo qui sopra, unendo i bordi così, e facciamo una cucitura qui sopra, vicino al bordo, solo per tenere in posizione.
mettiamo la parte del velcro, quella più dura, troviamo il centro qui e facciamo una cucitura per fissare il velcro. Allora mettiamo il velcro un pochino spostato in qua, perché qui dobbiamo ricordarci che c'è un centimetro di margine, quindi facciamo attenzione a non metterlo troppo in fuori. Io ho messo un pochino di colla stick per tenerlo fermo in posizione. Ok, l'interno è pronto, ora andiamo a fare l'esterno. Ora prendiamo i due pezzi dell'esterno, questo è quello di 30 x 23 cm, mettiamo dritto contro dritto così e facciamo una cucitura qua. Ora che ho cucito e stirato, ho trovato il centro in questo senso e in questo senso, questo è il centro. Ho messo un pochino di colla qui nel velcro e andiamo a cucire anche questo. Ok, ora la parte interna e la parte esterna sono pronte, dobbiamo semplicemente metterle dritto contro dritto, fisserò tutto insieme e poi andrò a cucire tutto lungo il bordo lasciando un'apertura di circa 15 cm qua, questo pezzo qua superiore. Quindi ho fissato tutto in posizione e ho segnato circa 15 cm che è dove lascerò l'apertura, quindi partiamo da qua. Allora, ho tagliato un pochino l'eccesso di tessuto che c'era tutto intorno e ora possiamo rigirare. Ora vado a stirare un pochino. L'ultima cosa ci sarà da fare è passare una cucitura qui sopra, sia per chiudere questa apertura, sia per tenere questa pattina un po' abbassata per non lasciarla un po' troppo che si alza in questo modo. Quindi passiamo una cucitura qui sopra. Quindi questa cucitura ha lo scopo di chiudere l'apertura che avevamo lasciato, più per lasciarlo più abbassato, questa parte qua rimane un pochino più abbassata così. E l'abbiamo finito.